Noi abbiamo cercato innanzitutto di creare non il solito salone dell'orientamento, anche perché c'era già stato a Messina qualche mese fa, quindi avremmo fatto una ripetizione. Ci siamo basati più che altro su quella che è l'idea del concetto di lavoro, invitando quelle che sono le agenzie interinali, le agenzie per il lavoro, ma anche un po' di imprese che sono state a nostra disposizione e che hanno in questo momento diverse posizioni, chiamiamole così, aperte, cioè la possibilità di incontrare i giovani, di assimilare curriculum e quindi eventualmente di dare la possibilità di trovare un'occupazione anche se temporanea per alcuni versi, però sicuramente un approccio con il mondo del lavoro, un approccio con queste aziende o queste società e quindi come dire, una possibilità in questo mare che è il mondo del lavoro per i nostri ragazzi. Abbiamo strutturato la manifestazione in due, come dire, in due aree. Una prima area che sarà quella dei saloni espositivi del Seme d'Arancia, nel piano terra e nel primo piano, che saranno allestiti con circa, mi pare, se non sbaglio, sono 15 o 15 o 16 le postazioni, che poi potrete vedere qui appunto nella brochure illustrativa. Abbiamo diverse università, ma poi come vi dicevo, agenzie interinali per il lavoro, abbiamo delle agenzie di animazione, poi abbiamo due nuove, come dire, realtà che sono gli incubatori di impresa, che voi sapete sono, come dire, quelle società che si occupano di sviluppare l'idea, di rapportarla poi a quello che è il mondo del lavoro, il mercato e tutta l'area finanziaria. E ancora abbiamo un po' di associazioni e delle aziende private. Qui in questo salone espositivo quindi ci saranno questi 15-16 stand e poi si passerà a un'area colloqui che è fatta altri due uffici della nostra struttura, e lì verranno effettuati appunto questi approcci fra i ragazzi e le aziende che ricercano personale. Le figure ricercate sono di vario genere, poi ora vi lasceremo degli appunti, potete vedere che si va, per prendere un esempio, dal ballerino al capo animazione, ma arriviamo anche alla richiesta di di professionisti, quali medici iscritti all'albo, quindi una varietà di figure da ricoprire, e speriamo che possiamo offrire, come dicevo prima, una possibilità ai nostri ragazzi. Il momento poi invece non espositivo è il momento dedicato ai workshop che si terranno nell'area del ex parco, nel Parco La Rosa, e avremo diversi momenti. Un primo nel pomeriggio del 31, che è a cura di questa agenzia, la G-Group, che si intitola Come proporsi al meglio e quali strumenti usare, orientamento al mondo del lavoro. Dopodiché l'1 avremo la mattina dedicata al fare impresa, quindi con questo insieme di aziende, di associazioni e di appunto incubatori di impresa, che spiegheranno un pochino quello che è il processo che porta dal semplice colloquio di lavoro fino ad arrivare invece a mettere in piedi un'impresa, quindi come presentare la progettazione, come rivolgersi ai finanziamenti che sono a disposizione da parte sia del Ministero che della Regione che dell'Europa, e quindi, come dire, un percorso all'interno del mondo del lavoro, dal dipendente all'autonomo. Chiuderemo poi il pomeriggio del primo aprile, il sabato, con qualcosa anche di più magari simpatico, cioè ci rivolgiamo al mondo della moda, dove avremo un'agenzia che ci spiegherà quello che significa fare moda. Il titolo del workshop si può fare moda al sud, e si concluderà poi con una dimostrazione pratica, quindi con una sfilata vera e propria, per far capire quello che è il processo, da un lato dico appunto dell'attività che guarda al mondo della moda, ma anche dico il momento espositivo, il momento della sfilata. Io spero che appunto il successo della manifestazione sia grande.
Abbiamo già le adesioni di le scuole, siamo sui 500-600 visitatori già prenotati. Abbiamo aperto le prenotazioni anche per i colloqui, speriamo che anche qui di raggiungere un cospicuo numero. Devo sicuramente ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha dato la possibilità di mettere in piedi questo tipo di attività, tutto l'ufficio politiche giovanili, dalla dirigente alla coordinatrice a tutti i facenti parte dello staff. Un ringraziamento andrà ai ragazzi del servizio civile che prenderanno parte e quindi saranno parte integrante dell'evento, i ragazzi della consulta. E ancora abbiamo stipulato una convenzione di alternanza scuola-lavoro con il Copernico e anche qui avremo gli studenti del Copernico che faranno parte dell'organizzazione. Ancora grazie alle aziende che hanno dato la loro adesione, a tutti i partner. Ci sarà anche un collegamento wifi disponibile per tutti i partecipanti al salone e quindi vi invito innanzitutto a essere presenti anche durante le due giornate e grazie a tutti.